Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata parliamo dei top campionati europei, le principali leghe del nostro continente, a cominciare dalla Serie A. Il Napoli, campione d'Italia, la più grande delusione di questa stagione, ha ceduto lo scettro di vincitore all'Inter. La squadra di Simone Inzaghi vince il campionato dominando dall'inizio alla fine con 94 punti, quindi campione d'Italia con la seconda stella, visto che è l'ventesimo titolo italiano per i nerazzurri. Al secondo posto il Milan con 75, poi c'è la Juventus con 71 e l'Atalanta 69 punti per la squadra di Gasperini, poi quinto posto incredibile a sorpresa per il Bologna con 68 punti, e queste sono le 5 squadre, grazie al ranking europeo di questa stagione l'Italia porta 5 squadre qualificate in Champions League. Poi ci sono la Roma con 63, la Lazio con 61 qualificate in Europa League, mentre per la Fiorentina, delusa dalla finale di Conference, ci sarà una nuova opportunità nella prossima stagione nella terza competizione europea. I viola chiudono con 60 punti. Andiamo al fondo della classifica, dove salutano la Serie A il Frosinone con 35, il Sassuolo con 30 e la Salernitana con 17 punti. Frosinone, tra l'altro, retrocesso proprio all'ultimo minuto con un gol dell'Empoli che vince la sua ultima partita e quindi si salva proprio all'ultimo respiro. La squadra toscana quindi resta in Serie A insieme anche all'Udinese, anch'essa salva l'ultima giornata, e al Cagliari. Il capocannoniere del torneo è stato l'interista Lautaro Martinez con 24 gol. Passiamo anche alla Coppa Italia. Lo scorso 15 maggio si è giocata la finale allo Stadio Olimpico di Roma tra l'Atalanta e la Juventus. A vincere sono stati un po' a sorpresa, diciamo così, gli uomini di Allegri per 1-0 con un gol nei minuti iniziali del serbo Vlahovic, quindi nuova Coppa Italia per la squadra bianconera. Passiamo ora al campionato da tutti definito il più bello e importante del mondo, la Premier League inglese, per quest'anno vinta di nuovo, ancora una volta, dal Manchester City di Pep Guardiola, suo quarto titolo inglese consecutivo, e pensate, la prima volta che succede nel calcio inglese che una squadra vince per 4 anni di fila, non era mai successo nella storia del campionato inglese. Al secondo posto l'Arsenal, la squadra di Arteta, quasi fino all'ultima giornata in lotta per il titolo, e la squadra dei Gunners si aggiudica il secondo posto con 89 punti, mentre il terzo posto è del Liverpool di Klopp, che era all'ultima stagione con i Reds, che chiudono con 82 punti. L'Aston Villa invece, la grande sorpresa di questa stagione in Inghilterra, quarto posto e quindi qualificazione insieme alle altre tre in Champions League per la squadra di Birmingham, 68 punti in classifica. In Europa League ci va il Tottenham, che chiude quinto con 66 punti, mentre il Chelsea con 63 chiude sesto e va in Conference League. Beffa per il Newcastle, è arrivato settimo perché non si qualifica le Coppe Europee, in quanto in Europa League ci va il Manchester United, che ha vinto a sorpresa, diciamo così, la FA Cup, la Coppa d'Inghilterra, in finale contro il favorito Manchester City di Pep Guardiola, 2-1 per i Red Devils nella finale di Wembley. Mentre la Coppa di Lega, la seconda competizione tra le coppe inglesi, è stata vinta dal Liverpool 1-0 in finale contro il Chelsea. Il capocannoniere della Premier League è stato ancora lui, Erling Haaland, l'attaccante del Manchester City, ha chiuso il torneo con 27 gol. Passiamo in Spagna, la Liga, che come sempre ha vissuto del dualismo tra Real Madrid e Barcellona, e il titolo è andato ancora una volta nel 36esimo della storia per il Real Madrid. La squadra di Ancelotti chiude il campionato con ben 95 punti, 10 in più dei rivali del Barcellona. Al terzo posto la più grande sorpresa di questa stagione europea, il Girona, il piccolo club catalano, arriva terzo e per gran parte della stagione è stato anche in lotta per vincere il campionato, 81 punti per la squadra catalana, che quindi si qualifica in Champions League ed è addirittura la prima volta che si qualifica in una competizione europea, lo fa praticamente dalla porta principale. Al quarto posto l'Atletico Madrid di Simeone con 76 punti, anch'esso qualificato in Champions League. In Europa League ci andranno l'Atletico e Bilbao, i baschi chiudono con 68 punti, e la Real Sociedad, anche qui una squadra basca, quindi 60 punti per la Real Sociedad. In Conference League ci sarà il Real Betis, che chiude con 57 punti. Il capocannoniere del torneo è stato la rivelazione del Girona, Artem Dobik, che chiude il campionato con ben 24 gol. Per quanto riguarda invece la Coppa del Re, la Coppa di Spagna, se l'ha giudicata in un derby, diciamo così, tra outsider, l'Athletic Bilbao, che ha battuto il Mallorca ai calci di rigore per 4-2 dopo l'1-1 dei supplementari. Pensate, il primo trofeo nazionale per i baschi dopo quasi 40 anni.
Passiamo in Bundesliga, in Germania è successo il miracolo, il Bayer Leverkusen non è più Neverkusen, infatti vince il suo primo storico titolo tedesco chiudendo un campionato dominato, imbattuto con 90 punti, quindi complimenti alla squadra di Xabi Alonso. A sorpresa, al secondo posto si è classificato lo Stoccarda con 73 punti, che proprio all'ultima giornata supera la squadra che si può definire fallimentare di questa stagione, il Bayern Monaco, che chiude senza nessun titolo al terzo posto con 72 punti. Al quarto posto il Lipsia con 65 punti e il Borussia Dortmund con 63 sono qualificate in Champions League anche i tedeschi per il ranking europeo dell'ultima stagione, che quindi ha premiato con un posto in più il calcio tedesco. In Europa League si qualificano l'Eintracht di Francoforte con 47 punti e l'Hoffenheim con 46, mentre in Conference League la grande sorpresa, l'Heidenheim con 42 punti. Capocannoniere del torneo è stato il centravanti del Bayern Monaco Harry Kane, che però purtroppo non ha portato titoli alla sua squadra, chiude il campionato con ben 36 gol l'attaccante inglese. La finale di Coppa di Germania invece si è disputata tra il favoritissimo Bayer Leverkusen e la grande sorpresa Kaiserslautern, squadra di Serie B tedesca. La vittoria è andata alla squadra campione di Germania 1-0, che quindi anche in questo torneo chiude imbattuta e porta a casa un incredibile double, campionato e Coppa di Germania. Passiamo all'ultimo torneo che prendiamo in considerazione, la Ligue 1 francese. A dominare è stato come sempre il Paris Saint-Germain, nonostante il torneo sia stato ridotto a 18 squadre da questa stagione. I parigini chiudono con 76 punti e salutano Kylian Mbappé, che si trasferisce al Real Madrid. Al secondo posto, un po' a sorpresa, il Monaco con 67 punti, che da un po' di tempo non frequentava le zone altissime della classifica e quindi si qualifica anche se in Champions League. Al terzo posto la più grande sorpresa di questa stagione in Francia, il Brest, che con 61 punti raggiunge il terzo posto e si qualifica per la prima volta in Champions League. E anche qui lo stesso discorso come per il Girona, è la prima volta in assoluto per il club che si qualifica nelle coppe europee, una primizia assoluta. Al quarto posto il Lille con 59 punti, non è ammesso in Champions League in quanto la Francia non porta automaticamente 4 squadre nella competizione come gli altri campionati, ma solo 3 più una dal preliminare. Sarà proprio Lille ad effettuare il preliminare, quarto posto con 59 punti. In Europa League ci saranno il Nizza con 55 e il Lione con 53, mentre in Conference League ci sarà il Lens, che chiude settimo con 51 punti. Capocannoniere come al solito è stato Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, che chiude con 27 gol, mentre la finale di Coppa di Francia ha visto anche qui il successo del Paris Saint-Germain 2-1 nella finale giocata contro l'Olympique Lione. Chiude quindi qui la rassegna sui campionati principali campionati europei, ma diamo uno sguardo anche alle altre squadre qualificate direttamente in Champions League, dove troviamo il PSV Eindhoven e il Feyenoord per l'Olanda, poi i portoghesi dello Sporting di Lisbona e il Benfica, i belgi del Bruges, gli scozzesi del Celtic Glasgow, gli austriaci dello Sturm Graz, che hanno superato il favoritissimo Salzburg e quindi accedono alla fase di Champions League, mentre l'ultima squadra ammessa è lo Shakhtar di Donex. Ma passiamo anche a dare uno sguardo alle squadre che non sono qualificate direttamente ma dovranno affrontare i turni preliminari, dove troviamo i turchi del Galatasaray, che hanno tra le proprie fila vecchie conoscenze del calcio italiano, Mertens, ex Napoli, Icardi, ex Inter, Muslera, ex portiere della Lazio, poi c'è la Stella Rossa e poi alcune squadre outsider come per esempio i belgi dell'Union Saint-Gilloise, a lungo in testa nel loro campionato belga fino alla regular season, poi nella post-season, nella full scudetto, sono stati superati dal Bruges e per l'Union Saint-Gilloise diciamo una vera beffa, visto che il titolo manca a questa squadra da quasi 90 anni. Poi ci sarà un piccolo club albanese, l'Egnazia, che in pochi anni è riuscito a salire dalle serie minori fino addirittura a vincere il titolo nazionale e quindi qualificarsi per la prima volta in Champions League. Stesso discorso per lo Jagiellonia Białystok, anch'esso al primo titolo di Polonia, spodestando le grandi squadre di quel paese, quindi ammesso al turno preliminare di Champions League. Bene, si chiude qui questa puntata sulle coppe, sui campionati europei. Io vi do appuntamento nella prossima puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!